Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlare con te di Black Friday e di strategie da attuare durante questo periodo di vendite che schizzano letteralmente alla luna. Inoltre sto facendo un giveaway dove ti regalo 50 euro sotto forma di buono Amazon, totalmente gratuiti. Te lo mando personalmente via email, quindi resta in questo video e non ti perdere tutte le novità. Rieccoci qua, il Black Friday sta arrivando. Tutti quanti penso che lo conoscete. Conosciamo il Black Friday, che è una tradizione nata in America dove le aziende, i grossi fornitori fanno grossi sconti fino al 70-80% e le persone impazziscono totalmente per acquistare nuovi prodotti e fare gli assalti ai supermercati. Oggi voglio condividere con te tre strategie basiche che puoi attuare sia che tu hai già un e-commerce ben avviato, sia che tu stai avviando ora, per sfruttare questa scia, questa ondata di clienti, questa ondata di traffico che arriva durante il Black Friday, ma non solo. Inoltre, resta fino alla fine del video perché ti regalerò 50 euro, o meglio, regalerò a uno di voi 50 euro tramite un giveaway che sto facendo. I dettagli li metto a fine video, ma parliamo di Black Friday. Cos'è? Come abbiamo detto, è una tradizione dove i supermercati, i negozi, prima principalmente in America, si sta espandendo in tutta Europa, fanno grossi sconti. In questo periodo le persone fanno assalto ai negozi online e non online per approfittare di questi sconti. Questo vuol dire per noi un sacco di traffico in più gratuito, che non è semplicemente la giornata del Black Friday, ma principalmente tutto il mese di novembre, partendo da ora, siamo il 15-16 novembre, fino alla fine novembre. Possiamo sfruttare questa scia come si dice, di clienti che guardano tutti i negozi, guardano tutte le offerte per trovare buoni affari. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo un attimo quali sono queste strategie. La prima è promuovere il Black Friday in tutto il negozio. Io vedo, soprattutto fra i dropshipper, sia che vendono su eBay, sia che vendono su Shopify, tendono a fare un po' per inerzia tutte le operazioni, crea lo store, vendi, chiudi lo store, crea lo store, ma pochi si concentrano sulla creazione di brand, e creare un brand significa costruirlo e ci vuole tempo. Quindi si possono usare eventi come il Black Friday per rafforzare il nostro brand, quindi pubblicizza il Black Friday, mettilo, se hai un negozio su Shopify, metti il banner del Black Friday negli articoli, fai una grafica adeguata, se fai le ads su Facebook, metti il logo Black Friday, fai capire ai clienti che tu ci sei, che tu inglobi Black Friday nel tuo negozio, faglielo capire, devono saperlo. Questo rafforza anche il tuo brand, ti fa diventare più forte e ti fa conoscere più persone. Un'altra strategia è quella degli sconti. Ovviamente non devi semplicemente mettere i banner e applicare degli sconti, sconti reali, tangibili. Ovviamente non ti dico di scontare il 80-90% perché non esistono sconti del genere, sono fasulli, e anche se li mettono, allora vuol dire che l'articolo che si vendeva prima non valeva il prezzo a cui era venduto, perché cioè ragazzi, il 90% è davvero tanto, 80% è davvero tanto. Se tu mi vendi questo telecomando al 90% in meno, vuol dire che questo telecomando non vale il prezzo che avevi detto, quindi questo è controproducente. Uno sconto adeguato può essere del 20, 30, 50%. Inoltre, quello che puoi fare, se per non vuoi rovinarti troppo margine, puoi aumentare i tuoi prezzi. Quindi se vendi questo telecomando a 10 euro normalmente, lo aumenti a 12 euro e applicherai lo sconto. Questa tattica, seppur ritenuta poco etica, ragazzi, funziona così dappertutto nei negozi, perché lo sconto non è solo una questione di prezzo, le persone non acquistano un articolo scontato solo per il prezzo in se stesso, ma è una questione mentale, psicologica, le persone si fanno diciamo persuadere da questi sconti, è la nostra mente.
Però ovviamente non possiamo mangiarci tutto in margine, dobbiamo, noi siamo qui per fare soldi e quindi dobbiamo farci anche frutti. Ovviamente un po' di sconto lo devi fare, però se tu vuoi adoperare la tattica di mettere il 60% di sconto e non te lo puoi permettere come margine, allora devi alzare leggermente i prezzi e mettere lo sconto. Questa è la seconda strategia che ho voluto condividere con te. La terza strategia di cui parliamo oggi è quella di concentrarti sulla creazione di set da vendita. Cosa intendo? Intendo il classico 2 più 1 gratis, 3 più 1 gratis, crea, non so, se vendi telecomandi, crea un set di telecomandi, telecomando per condizionatore, telecomando per televisione e ottieni il telecomando per la fotocamera gratuito. Ragazzi, cosa a caso. Però i set funzionano fortissimo, sempre, ma nel Black Friday puoi sfruttare sempre la scia per ottenere un boom di vendite. Quindi prendi oggetti che magari vendi solitamente forte, fai un set con un altro oggetto che puoi mettere scontato e crea delle offerte, prendi due, paghi due, prendi tre, oppure prendi due e il terzo ce l'hai al 50%. Divertiti a fare queste combinazioni, funzionano tantissimo e questo non solo dà del valore aggiunto ai tuoi clienti, ma ti permette di aumentare le vendite, il prezzo medio di vendita, perché ovviamente facendo dei set l'acquisto medio sarà più elevato a livello di soldi. Non farti sfuggire questa occasione del Black Friday, che ora entriamo anche a Natale, quindi è importante, se tu riesci a brandizzare il tuo store, il tuo negozio, se vendi per esempio su eBay puoi sfruttare le descrizioni degli oggetti, la descrizione del negozio per mettere il brand, il logo del Black Friday, per mettere offerte e sponsorizzare le tue offerte. Inoltre su eBay c'è pure la possibilità, se hai un negozio registrato, di applicare dei coupon o dei prezzi scontati sugli articoli. Questo ti aumenterà anche il ranking sulla ricerca eBay, perché se metti 5% su tutti i tuoi articoli eBay ti mostrerà i risultati più alti e soprattutto ti metterà il logo nei tuoi annunci dove promuove la tua scontistica. Questo ti porta molti più clienti. Questo su eBay è potentissimo, è una strategia che uso spesso, ovviamente devi avere un negozio registrato su eBay e degli articoli su eBay, dopodiché vai sulla sezione marketing di eBay e applica le promozioni. C'è proprio una categoria che si chiama promozioni e applica lo sconto. Spero che questi consigli, questi tre consigli siano utili e di ispirazione. Ma torniamo un attimo alla cosa, iniziale che ho detto del giveaway. Ragazzi, sto facendo un giveaway proprio per il Black Friday, vi voglio regalare un buono Amazon di 50 euro che potete spendere in queste offerte di queste due settimane su Amazon. È molto semplice partecipare, lo sto facendo su Instagram, vi lascio il link in descrizione del mio profilo Instagram dove trovate il post per partecipare, ma vi riassumo cosa fare qui. Vi basterà semplicemente iscrivervi al canale YouTube, andare su Instagram, seguirmi e commentare il post del giveaway che trovate su Instagram in rilievo. Dopodiché, fra due settimane, fra 15 giorni, il 25, estrarrò una persona di quelli che hanno partecipato e gli invierò via email o via messaggio privato su Instagram un buono regalo Amazon di 50 euro. Questo è il mio giveaway per voi, per ringraziarvi di seguirmi sia su YouTube sia su Instagram. Partecipate e non vi lasciate sfuggire il buono. Grazie di avermi seguito, ci vediamo alla prossima, ciao!